andremo a fare un po' di skincare insieme. Io so che perlomeno per quanto riguarda chi segue me, vi vedo un po' meno interessate alla skincare, anche se devo dire ultimamente tra lockdown, l'avanzare dell'età, eccetera, quasi è diventato un mio argomento preferito. Il mio argomento preferito più del make-up, vabbè. E quindi oggi sono qui a farvi vedere quella che è la mia routine media. Con media si intende che può variare a seconda della stagione, dell'esigenza, nel senso che se ho la pelle particolarmente secca, quindi questo per lo più accade nei mesi più freddi, dicembre, gennaio, febbraio, qui a Napoli, uso qualcosa che oggi non vi faccio vedere, ma magari ve lo cito. D'estate magari faccio meno step, quindi insomma questo intendo con una skincare routine media. Direi che dato che andremo a fare skincare, mettiamo il solito schiamo. Questo video non è in collaborazione con nessun sito, ma vi lascio comunque come sempre i link dei prodotti giù in descrizione che possono essere su un sito piuttosto che un altro. Lo so che piuttosto l'ho usato in maniera inappropriata, ma piuttosto che rompermi le palle, fatevela andare bene. Allora, in ogni caso, subito voglio iniziare a farvi vedere questo set che io da buona impaziente, quando mi è arrivato strappato e all'interno già manca qualche maschera perché l'ho utilizzato, un set di Garnier con all'interno 10 maschere, che in questo caso con il mio codice sconto, che vi lascio sempre giù in descrizione, viene 20 euro. E ci sono anche delle maschere contorno occhi, che io già ho usato in passato perché le avevo già e sono top. Le maschere Garnier sono veramente fantastiche. L'altro giorno ho fatto anche una storia e ve ne ho parlato. E ce n'è per tutti i gusti, per tutti i tipi di pelle, per qualsiasi esigenza. Se siete particolarmente aride, se volete purificare, se volete illuminare, top, ve lo straconsiglio. Sono veramente ottime. Io ho già lavato la pelle, ovviamente. Questo è uno step importantissimo, forse il più importante. Ultimamente sono absolutamente innamorata di questo detergente burroso oleoso di Espa. Espa è uno dei brand skincare che io più adoro, ma vi cito veramente poco perché ogni volta ha poco riscontro, perché ovviamente non è un brand citatissimo, non è un brand conosciuto perché influencer non ne parlano. Diversi prodotti di Espa mi sono sempre innamorata, una qualità pazzesca. In ogni caso, questa è la consistenza. Un sorbetto non mi brucia gli occhi e dopo che l'ho passato non mi tira la pelle, cosa fondamentale. Poi vado, che è praticamente finito, mi sa che lo uso solo ora, poi lo devo buttare. Fresh Kombucha Cleansing Treatment. Vado a togliere altri residui di sporco, di sapone stesso, perché questo è senza risciacquo. Non è un tonico, ma è un cleansing senza risciacquo. Ottimo per le pigre, perché non dovrebbe capitare, ma sappiamo tutti che capita. Se non abbiamo voglia di, quando torniamo la sera tardi a casa, di andarci a fare doppia detersione, cacchi e mazzi, ci passiamo questo, non avendo risciacquo, comunque va un minimo a detergere e pulire la pelle. Stesa nel letto, mezza ubriaca, top. Poi, dopo la detersione, cosa vado ad applicare? Il siero, subito il siero, e io amo questi due, tra l'altro high cost, low cost. Beauty Bay, sapete che Beauty Bay si è fatta la sua linea di make-up e anche di skincare, e tra l'altro mi è arrivata la mail che in questo periodo, dato che il loro compleanno non so quanto durerà, suppongo fino a sabato o domenica, hanno messo il 40% su quasi tutti i prodotti Beauty Bay del loro brand, quindi sia make up che skincare. Questo è il siero al Cica Per e Mushroom Funghi, che calma e lenisce la pelle, quindi perfetto per chi ha rossori, screpolature, pelle stressata. Costano niente, sono veramente top. Certo, ovviamente il pack è un po' di plastica, però sti cavoli, nel senso, non è un brand di lusso. Il mio mai più senza è l'Advanced Nail Repair di Estée Lauder, ve ne ho parlato credo fino alla nausea e allo sfinimento. Questo, a differenza dell'altro, è molto più completo perché va a lavorare molto anche sui pori, quindi sull'uniformare l'incarnato e sull'idratazione. Io questo è il siero migliore che io abbia mai provato in assoluto, e nei miei anni l'ho ricomprato più volte perché è insostituibile, dà un effetto estetico tra i migliori in assoluto. Infatti oggi andremo a mettere lui. Advanced Nail Repair, fanno diverse misure, diverse taglie. Questo è uno di quegli step, secondo me, tra i più importanti. Se non volete spendere tanto, comunque Estée Lauder fa anche dei set spesso e volentieri dove all'interno trovate le mini taglie, provate, mi fate sapere, siate costanti, perché non è che provate 1 o 2 giorni e poi non provate più e dite ah no, questo non fa effetto. Non è così, la skincare va fatta tutti i giorni, non dico necessariamente 2 volte al giorno, ma almeno 1 volta al giorno. Questo è il siero che io, boh, non so voi, ma
già vedo, so, la pelle più uniformata, ma magari questa è, mi sto flashando. Quando non ho voglia di andare a mettere il siero, di fare degli step, meno step, quindi invece di 5, 6, 4 step ne ho voglia di fare solo 2 o 3, vado a mettere le Lift di Chanel, che è una lozione che va messa nel passaggio subito dopo la detersione. Ora ho messo il siero, altrimenti avrei messo questo. Raga, anche questo è un portento, infatti ne uso veramente poco poco, a parte che è liquidissimo e bastano 2 gocce. Costa un po', anche qui come brand Chanel, non c'è bisogno che ve lo dico io, ma anche questo, esattamente come il siero di Estée Lauder, dà un effetto visivo di una pelle subito immediatamente rimpolpata, più luminosa e più piallata, tra virgolette, quindi che va a lavorare, a beneficiare la grana della pelle. Quindi anche questo super stra mega giga consigliato. A questo punto vado solitamente subito col contorno occhi e qui anche qui ne ho due. Insostituibili, sono non saprei scegliere, diciamo che hanno caratteristiche un po' differenti. Questo lo definirei, per farla breve, più curativo, quindi da mettere tutti i giorni e dà un effetto più a lungo termine per quanto riguarda le linee sottili, l'idratazione, la zona distesa. Questo di Chanel tendenzialmente vado ad utilizzarlo qua, si chiama le Lift anche lui. Prima di truccarmi, oppure comunque il giorno prima, che so che il giorno dopo mi devo truccare o cioè mi voglio truccare, perché dà un effetto apparente molto molto più evidente di questo. Quindi questo va usato nel tempo e benefici da lungo termine, eccetera, eccetera, ma più lentamente. Questo lo alterno appunto e lo vado a usare quando voglio proprio un effetto più istantaneo, che però appunto essendo più istantaneo va a durare anche meno. Poi nel tempo. Ora sto mettendo appunto questo di Chanel perché va immediatamente a levigare il contorno occhi come nessuno mai. Il correttore si fonderà con la vostra pelle, ovviamente dovete aspettare che si asciughi un pochettino, non metterlo subito. Contorno occhi disteso, super idratato, ma soprattutto liftato, va a riempire perfettamente tutte le micro rughette. Top, super top, entrambe. Ultimamente la mattina sto. Ora cambio questo discorso perché l'ho vista, l'ho presa, ma non la inserirò in questo step. La mattina vado a usare questa crema di Caudalie che si chiama Resveratrol Lift, una crema cashmere firming jour. Vabbè, comunque una crema da giorno che va a lavorare soprattutto su rughette. D'espressione va a rimpolpare, a riempire appunto le rughette, serve appunto a aiuta la grana della pelle e mi ci sto trovando bene. È una settimana, 10 giorni che la uso, da quando siamo tornati insomma da settembre, perché d'estate, come credo tutti, ho abbandonato un po' di più la skincare, mentre ora che sono abbassate un po' le temperature ho ripreso. La mattina quindi faccio una detersione, solitamente metto solo lei, basta, al massimo il contorno occhi. Una delle mie creme preferite di sempre, che è questa di Drunk Elephant, Polypeptide Cream, raga, perdonate il mio inglese, lo sapete, ed è la seconda mini size che ormai ho quasi finito, infatti ho deciso assolutamente di comprare la full size e anche se ancora non l'ho mai provato in mini size, credo prenderò anche il siero della stessa linea da poco uscito. Come sapete la skincare vi dà sensorialità, vi dà. È bello prendersi cura di se stesse non solo per l'effetto finale più o meno valido che vediamo, ma proprio per la sensorialità, il piacere che vi dà passarle addosso. All'inizio non ho avuto subito questo feeling con prodotti Drunk Elephant perché non hanno odore, sono a parte i pack molto carini perché hanno il tappo diverso. Insomma, la sensorialità non era fantastica, ma poi è diventato uno dei miei brand preferiti di skincare. Ho provato quasi tutto, infatti, di Drunk Elephant. E non c'è cosa che non mi piaccia. Ci sono alcune cose che non so niente di che, tipo il contorno occhi, quello col tappo arancione, non mi sovviene il nome, però ci sono tante altre che mi piacciono tantissimo. Tra cui anche il Baby Facial, questo qua Sukari, detto così, insomma, perché io ho qui una pelle delicatissima, mi sono premuta forse un po' di più e mi è rimasto il segno. Adoro il loro olietto Virgin Marula,
Marula, adoro quella, però la uso solo d'inverno, quella col tappo lillino rossino, soufflé qualcosa, una crema super idratante. Ma poi semmai vi inserirò tutti i miei prodotti top nel prossimo video, prodotti top di Drunk Elephant. Ora è un video generico questo, non monobrand. Vado ad applicare appunto il Baby Sucare, qua Baby Fossil, che è un 25% AHA, 22% BHA. Ha questa consistenza e spesso mi chiedete, mi avete chiesto se questi prodotti con gli acidi, perché ho provato anche il retinolo, il gatto che mi fa danni, ho provato anche il retinolo di Drunk Elephant e non mi ha dato assolutamente nessun genere di problema. Assolutamente pelle sensibile approved. Io lo metto soprattutto qui nella zona T. E che cosa fa? Raga, vi leviga la pelle in una maniera allucinante, però appunto è un acido, quindi magari fate la prova, mettetevene un pezzettino, un ciccinin sulla zona del viso e vedete se vi fa reazione, pizzica un pochettino all'inizio, del tutto normale, passa nel giro di 2-3 minuti al massimo. Pialla lui nessuno, io questo lo uso una volta a settimana. Infine vado a chiudere la mia skincare con Marula Oil, sempre di Drunk Elephant, che è un olio che però non mi inziva napoletana style, non vi oddio, come si dice in italiano? Non vi unge troppo eccessivamente la faccia, ma nutre e idrata tantissimo. Certo, magari se avete una pelle molto grassa, io eviterei comunque, però normali, normali secche, perfetto. Dulcis in fondo, quando finirà, mi sparerò, scherzo, la Mer, la loro mist, The Mist si chiama. Raga, quando proprio non faccio skincare, ma ripeto, soprattutto d'estate, due spruzzi di lei al mattino, un altro alla sera ed ho comunque una pelle soffice ed idratata tutto il tempo. La Mer credo che tra questi sia il brand più caro che vi ho citato ad ora. Sta mist costa sui 70 € se non dico una sciocchezza. Vado a togliere subito con queste due spruzzate l'effetto insomma cremoso addosso e al contempo a dare quel tocco di idratazione e pelle rimpolpata che adoro. E leva anche i rossori. Guardate, già si sta levando quel rossore che ho in fronte avendo applicato lei. Non so se è una coincidenza, prima o poi si sarebbe levato comunque sicuramente. Vabbè. Comunque, questa era la mia skincare routine, gli step della mia skincare routine. Ripeto, generici a grandi linee tra i miei best, poi ci sono altri prodotti che tolgo o aggiungo a seconda di stagione e esigenze. Ora vado ad applicare una bella maschera, contorno occhi però dai, perché devo andare a fare la spesa e credo sia sufficiente. Mi applicherò questa di Garnier che fa parte del set che ho fatto vedere all'inizio. Tra l'altro queste maschere di Garnier, raga, sono pregne di siero, pregne, veramente pregne. Molti di voi so che le usano 2 volte le maschere, a me non piace, però insomma se voi lo fate ben per voi. E queste indubbiamente potete utilizzarle 2 volte al giorno, sì scusate 2 volte al giorno, 2 volte in totale senza problema alcuno. Non so, io non ho mai capito se i patch si mettono così o al contrario, io tendo a metterli con la parte più sottile verso l'interno. Grazie per avermi seguita, ci vediamo alla prossima, ciao!